Non emettere più CO2 non è sufficiente, bisogna anche levarne dall'atmosfera. E allora l'occasione è usare l'agricoltura, un'agricoltura moderna, di precisione e sostenibile, che fissa la CO2 all'interno del suolo, levandola dall'atmosfera dove provoca l'effetto serra. Bene, adesso vediamo un servizio di Emilio Folli e poi a seguire di Bozzetto del CIB, che ci illustreranno queste tecnologie. Ai ragazzi che iniziano a lavorare nel settore dell'agricoltura consiglio di affrontare un'esperienza all'estero, ma per poi ritornare nell'azienda agricola di famiglia, perché è lì che da noi partiamo. Personalmente ho deciso di iniziare a occuparmi dell'azienda agricola di famiglia innanzitutto perché è di proprietà da ormai 3 generazioni e quindi mio anche dovere morale, penso in confronti anche dei miei parenti, continuare la loro tradizione. E poi perché credo molto in quello che sostiene il biogas da right e penso che ci sia un futuro, un ottimo futuro per me in questo settore. L'agroecologia è una pratica che c'è agricola, che cerca di ridurre sempre di più l'utilizzo della chimica e dell'energia fossile in agricoltura, aumentando nel contempo le produzioni vegetali. E il suo legame con il biogas, perché noi siamo agricoltori convenzionali che grazie al biogas hanno fatto questo cambiamento, e che un digestore anaerobico, quando realizzato nelle nostre aziende, ci dà 2 grandi vantaggi. Ci crea una domanda supplettiva di biomasse, per esempio per coprire d'inverno un terreno prima di una soia, e quindi di utilizzare la terra, l'efficienza fotosintetica del terreno tutto l'anno, e con questa coltura invernale alimentare digestore prima di fare una coltura per il mercato per la stalla, e poi a esito del processo di produzione del biogas, di digestione anaerobica, trovarsi un concime in cui tutti gli elementi nutritivi si trovano intonsi, tutti presenti nel digestato. E questo sistema ci ha portato a sviluppare le pratiche agroecologiche in maniera naturale, perché fare agricoltura in questo modo non solo inquina di meno, ma costa di meno. In una delle passate edizioni abbiamo inaugurato un monumento alla fine dell'aratro, al fianco del quale abbiamo messo un orto bioattivo di cui ora ci andrà a parlare l'amico Andrea Battiata, una grandissima rivoluzione che ciascuno di noi può fare nella propria abitazione, anche su piccola scala. L'esperienza dell'orto bioattivo a Firenze, ma anche in altre realtà come ce l'abbiamo qui a Padova, è un'esperienza che vuole rimettere in congiunzione chi produce il cibo e chi lo utilizza, in una connessione positiva, in una connessione, diciamo, virtuosa, in cui chi produce ha a cuore la vita della terra, ha a cuore la vita della pianta, ma ha a cuore principalmente la vita di chi mangia quei prodotti. In realtà l'esperienza dell'orto bioattivo nasce da un'idea di un passo avanti al biologico. Chiaramente l'orto bioattivo è certificato biologico, ma un passo avanti del biologico è quello di pensare di produrre in modo nettamente naturale, ma con produzioni nettamente superiore anche agli orti industriali. L'orto obiettivo in realtà ha pochi segreti, perché riproduce quello che avviene in un bosco, sostanzialmente molta sostanza organica, non quella che c'è scritta in letteratura. I nostri terreni normalmente per ora sono all'1-1% di sostanza organica, in letteratura agronomica riporta sempre il 5% di sostanza organica, nell'orto bioattivo, come in un bosco vero, c'è il 70% di sostanza organica.
A questa vengono accoppiati i microrganismi che permettono di trasformare la sostanza organica in cibo per le piante, in cibo per le radici, e in definitiva si chiude il ciclo dell'energia del sole che viene trasformata con la fotosintesi in zuccheri più o meno semplici, fino ad arrivare con un ciclo virtuoso sulle nostre tavole. Praticamente si fa un orto che ha una terra che è come quella della foresta, che è ricchissima di vita e di sostanze buone per le piante che crescono in maniera pazzesca. Ognuno di noi è una centrale autonoma di produzione di ricchezza. Quando noi andiamo in bagno produciamo della roba che buttiamo via, perché sembra una società che la cacca non abbia valore, ma la cacca ha un valore pazzesco. Perché se io prendo un po' di merda, scarti della spazzatura biologica, avanzi, scarti agricoli, metto tutto assieme in un silos, lì si formano dei batteri che si mangiano questo schifo, sono dei batteri schifosi che gli piace questo schifo, e poi sparano delle scoregge mostruose. Come tutti sanno, le scoregge sono incendiabili. Ho avuto degli amici a scuola che sono bruciati le natiche perché si mettono con l'accendino lì, non fatelo. Ma comunque la scoreggia, sia umana che batterica, che anche bovinica, è un infiammabile, quindi è un gas. Ci puoi far andare la macchina, puoi produrre energia elettrica, puoi riscaldare la casa, puoi fare di tutto. Il biogas è la ricchezza del mondo.